campionato comunque è dominato dal Bari, dove comunque ha fatto, probabilmente ha fatto la squadra più forte. Poi dopo ci sono molte squadre lì di tradizione che hanno storia, che quindi poi è un campionato difficile la Serie C, quindi ogni partita è dura per tutte e due, secondo me è indecifrabile, secondo me. Io non riesco a dare un pronostico, sinceramente non riesco a capire chi possa averla meglio. Il Taranto credo che sia una squadra di livello leggermente più basso, però comunque sono sempre partite dure. Ripeto, la partenza non è stata granché, poi comunque c'è tutto il tempo per recuperare, eh. Il tempo c'è, siamo sì e no un terzo del campionato, quindi voglio dire, non manca quello lì. Però è chiaro, bisogna fare i risultati, perché nel calcio contano quelli poi alla fine. Bisogna avere continuità dei risultati, ecco, quello sì. Bisogna avere una continuità dei risultati, è la cosa più importante. Lei ha trascorso 5 anni ad Avellino, qual è il ricordo più bello legato alla maglia bianco-verde? Ah beh, io ce l'ho tanti, perché a me l'Avellino mi ha fatto giocare in Serie A, quindi quando per un ragazzo arrivare a giocare in Serie A penso, è il sogno di ogni bambino, quindi quando lo realizzi puoi solo ringraziare le persone che ti ci hanno fatto arrivare, quindi per me tutto è stato. Quindi ogni domenica incontravi Maradona, Platini, Van Basten, Gullit, Giugno, Socrate, ce n'erano un'infinità, quindi era bello quello, insomma, capito? Era bello quello. Poi chiaro, la partita più sentita era il derby col Napoli. Oltretutto a Napoli c'era Maradona, quindi poi una serie di cose che... Al di là del derby c'è una partita che porta particolarmente nel cuore? Allora, io tutte me le ricordo bene. Diciamo che quella che per me è l'ultima partita che ho fatto, quella con il Cosenza, che poi dopo sono andato a Pisa, quell'anno lì, eravamo in Serie B, dove ho fatto il gol tra l'altro, della vittoria 1-0. Dico quella perché è l'ultima partita che ho fatto e sono andato via con un gol, capito? E quindi quella, nel tempo, quella mi è rimasta più impressa. Non c'è stata una partita che dici una meglio dell'altra. Io mi ricordo, forse è stata il 6-3 di Udine, quando abbiamo vinto 6-2 a Udine, mi pare. 6-2. Quella a livello come espressione tecnica è stata personalmente una delle mie più belle, e anche a livello di squadra è una di quelle risultato più grande, insomma, che abbiamo fatto.